sei arrivato, ci spieghi com'è nata la trattativa, come si è conclusa. Sì, innanzitutto sono molto felice di essere qua e carico per questa nuova avventura. È stata, diciamo, una assoluta novità anche per me questa trattativa, perché per la prima volta l'ho fatta senza agente, quindi c'è stato un rapporto molto diretto con il direttore Sogliano e Fabio Gatti, dove sono stati molto determinanti sulla mia scelta. Mi hanno cercato, ci siamo visti diverse volte e io comunque penso e credo di aver fatto la scelta migliore, perché avevo bisogno di una piazza così per rilanciarmi, perché voglio essere protagonista. Cos'è che ti ha fatto proprio dire sì la scintilla? Beh, con il direttore, con Fabio, diciamo, è stato veramente un colloquio molto amichevole inizialmente, ma mi hanno fatto... Cioè, è veramente bastato un giorno a farmi sentire così importante. Mi hanno detto le ambizioni che c'è qui, ma non c'era bisogno di dirlo. So benissimo che questa è una piazza che merita di stare sicuramente in altre categorie, ma noi siamo qua per fare il possibile per rendere comunque il Padova Calcio una bella stagione. Forse anche il fatto che, insomma, si punta a vincere il campionato dopo che l'anno scorso è andata come è andata, il fatto che comunque è una squadra forte. Sì, io ho seguito dall'esterno un po' il campionato, so che c'è stata tanta delusione, ma credo, già cominciando da ieri, ho fatto il primo allenamento, credo che si sia resettato tutto, perché c'è da fare veramente un altro campionato, c'è bisogno di entusiasmo, di esperienza, di spensieratezza, c'è bisogno veramente di tutto, perché è un campionato difficile e siamo pronti. C'è bisogno anche dei gol, magari anche dei tuoi gol? Assolutamente, col direttore, con Fabio, sappiamo, ecco, cosa vogliamo, quindi sono venuto qua sicuramente per dare una mano, sono un attaccante, devo fare gol e cercherò di farne tanti. Poi, tra l'altro, tu hai sempre fatto Serie A e Serie B, hai fatto la C a inizio carriera praticamente, no? Con l'ultima esperienza al Pisa, dove tra l'altro eri stato determinante nei playoff. Però ecco, la ritrovi praticamente 15 anni dopo. Sì, sembra passata un'eternità. No, sì, manco da un po', ma non è stato un problema per me scendere di categoria. Sì, gli anni di Serie A e di Serie B sono stati molto importanti per la mia carriera, ma questo io lo considero come un trampolino di lancio, di nuovo, perché sto bene fisicamente. È stato solo gli ultimi 2 anni che ho avuto problemi ambientali, tra virgolette, quindi cercavo una situazione simile per potermi rilanciare. Credo abbia fatto la scelta giusta. Senti, la tua prima esperienza in Veneto in carriera, cosa ti aspetti da una realtà come quella veneta e padovana in particolare? Qui c'è una tradizione calcistica notevole, anche se l'unica, diciamo, acuta è stato lo scudetto del Verona, però il Venezia adesso è andato in A, e quindi, insomma, piazze importanti ce ne sono, c'è una mentalità anche calcistica notevole. Cosa ti aspetti? Sì, per me è una novità, ecco, perché è il primo anno che gioco in questa regione. Mi hanno parlato assolutamente bene sia della regione che soprattutto della città. Poi il gioco del calcio comunque è sempre uguale per tutti, quindi si gioca in 11 e quindi alla fine trionferà chi farà meglio, ecco, quindi se siamo qua è anche per questo. Poi questo è un periodo in cui tanti giocatori magari over 30, tanti attaccanti over 30 trovano una seconda giovinezza, penso anche ad alti livelli, penso a Ibrahimovic, a Quagliarella. Io credo che dalle parole che hai detto tu, insomma, non ti senti come a fine carriera, ma ti senti come una nuova parte della tua carriera. Esatto, come ho detto prima, non è una questione, io il dato anagrafico non l'ho mai visto, anche perché poi il fisico ti porta a capire tante cose. Io non ho mai avuto nessun infortunio, sono sempre stato sul pezzo, quindi credo, appunto, come ho detto, che questa situazione mi possa rilanciare per il bene del Padova. Senti, per quello che sono un po' i ricordi, penso soprattutto alle annate di Benevento, tu sei un bel animale d'area di rigore, cioè sono quelle le tue caratteristiche, le cose eccelli anche nel colpo di testa pur non essendo altissimo e via dicendo, ma qual è la caratteristica principale che vorresti ritrovare, visto che sono 2 anni che appunto
Sì, vabbè, io nasco come... Nella mia carriera ho fatto diversi ruoli offensivi, chiaramente, quindi da esterno, da seconda punta a prima punta. Poi c'è stata una fase dove sono stato molto più determinante come prima punta, ad attaccare la profondità, gli spazi soprattutto, e sì, non essendo poi altissimo, comunque in aria facevo sempre trovare pronto, quindi posso giocare sul fronte offensivo un po' dappertutto, però preferisco prima punta. Togli invece una curiosità, che dicevi che è la prima praticamente trattativa che hai gestito in persona perché hai interrotto il rapporto col tuo agente? Sì, sì, c'è stato. Quindi ti gestisci da solo adesso, sì, questi ultimi anni sono di carriera? Sono abbastanza adulto per riuscire a... Non hai bisogno di essere preso per mano e accompagnato, insomma. No, no, è stata una bella esperienza anche quella. Tu hai firmato anche un'opzione, un anno più opzione, giusto? Quindi in caso di promozione c'è rinnovo. Sì, esatto. Dicevi dei problemi ambientali, Fabio, in che senso va bene? Cremone. Sono quelle situazioni dove non scatta la scintilla, ecco, quindi i risultati comunque non sono arrivati, quindi c'è stato un problema ambientale per quanto mi riguarda, però per tutto il resto mi auguro che facciano un buon campionato. Comunque sono stato 2 anni lì, sono stato bene e basta.